Ciao ragazzi, buonasera, eccomi qui un'altra volta. Questa volta andiamo a prendere in esame uno strumento vintage. Ogni tanto sapete che vi mostro anche delle attrezzature fuori produzione, che però a volte si trovano ancora in giro, qualche fondo di magazzino, qualche negozio ancora ce l'ha, oppure magari lo trovate usato. E allora, se trovate questo strumento in giro usato da uno che lo vende, sei in buone condizioni, ecco che con questo mio video avete uno strumento in più per poter fare un acquisto un po' più ponderato, no? Un po' più consapevole. Boh. Grazie di esserci anche questa volta, grazie agli ultimi iscritti che si sono iscritti, grazie ai miei amici della Ferramenta Utensileria Affilatura Cervellin. Se vi servono degli elettroutensili DeWalt, Makita, Metabo, Maffel e qualcos'altro, e Fein e Panasonic, andate a trovarli senza dubbio perché loro hanno tutto. Fra l'altro, hanno avuto visto degli ultimi arrivi della DeWalt, che dopo a gennaio vi anticipo già che testeremo qua e vi mostrerò. Ma ora passiamo direttamente allo strumento di cui vi accennavo. Si tratta di un trappano senza percussione, un trappano studiato principalmente per chi lavorava il metallo, ma anche per la carpenteria pesante, insomma, quindi ve lo mostro subito. Allora, eccolo qua. Questo è fuori produzione da una decina d'anni. Fammi vedere qua di che anno è, non c'è scritto, ma comunque ve lo dico io che sarà fuori produzione dall'ultimo periodo in cui è esistita la CRES, quindi da una quindicina d'anni, sarà una quindicina d'anni che non esiste più. Sino alla data non c'è da nessuna parte neanche l'etichetta, ma ve lo dico io. In questo caso neanche il fabbricante esiste più. La CRES era una, ve lo mostro il simbolo, l'etichetta, era una fabbrica di elettroutensili di livello top, di livello eccelso. Infatti questo è persino fatto in Svizzera, era fatto internamente in Svizzera e ha delle caratteristiche che, insomma, dopo adesso piano ci arriviamo subito. Stavamo parlando della Cress invece, era un costruttore di prodotti professionali top, al pari delle migliori made in Germany, al pari di Fein, Maffel, Festool, Hilti, di questi qua, ma non ha avuto molta fortuna. E appunto qualche anno fa, diversi anni fa, ha chiuso. Cosa succede? Che il marchio Cress dopo è stato acquisito da un'altra società che è tornata sul mercato con lo stesso marchio, appunto, ma con altri prodotti. Adesso ho visto che hanno dei robottini per il giardino, delle cose così per giardinaggio. Non è la stessa Cress. Poi non conosco la qualità di questi oggetti, probabilmente saranno dello stesso livello, facile che abbiano continuato la tradizione, ma io non ve lo posso dire. Posso dirvi invece che la vecchia produzione della Cress originale è senz'altro di livello. Cosa succede? Succede che se vendi degli strumenti a prezzo di Hilti, ma non ti chiami Hilti, prima o dopo fai dei compromessi o chiudi. E così è successo. Io questo l'avevo comprato l'ultimo periodo che esisteva la fabbrica, e dopo non, non, e dopo appunto la fabbrica è sparita, non c'è più stata. Allora, intanto è bello pesante. Tiriamo via il cavo, così andiamo a leggere anche l'etichetta e andiamo a vederlo un po' meglio. Sì, vedete che ha una certa stazza, anche un certo peso. Allora, intanto qui abbiamo il destro e sinistra. Vedete? Aspetta, eccolo qua. Destra e sinistra. Destra e sinistra. Oh, centralmente bloccato, non va. Vabbè, adesso è anche staccata la spina, comunque. Ecco qui, lock. Centralmente non funziona, veniva messo fuori uso. Abbiamo la regolazione della velocità, che è questa semplice rondella, non è una regolazione elettronica, ma questa rondella che, girandola da una parte o dall'altra, permette al grilletto o all'interruttore di andare a fondo
più o meno, e quindi in base a quello viene regolata la velocità. Sistema semplice, insomma, niente di fantascientifico. Cos'altro? 4 metri di filo. Abbiamo il mandrino, come vedete, a cremagliera. Vediamo se è di marca, di qualche marca particolare, perché io non me lo ricordo. No, non c'è scritta nessuna marca particolare. Va bene. E arriva a 13 mm, quindi le punte, quelle un po' più cicciotte, ci stanno. Ah, eccolo qua la data di prodotto, 2006. Questo è stato prodotto nel 2006 e fa conto che nel 2006 dopo hanno anche chiuso, o poco dopo. Io questo no, non lo so. Le volte successive che sono andato in questo negozio mi hanno detto: guarda che ha chiuso, eccetera. Vabbè, quindi sarà stato poco dopo. Vi leggo l'etichetta. Allora, questo modello si chiama 750HTC, Made in Switzerland. I giri vanno dai 70 ai 550. E non abbiamo altre indicazioni. Vabbè, ci dà quanto possiamo forare nell'acciaio 16 mm, nel legno 70 mm. Quelle poi sono indicazioni che ognuno prende per quello che sono, nel senso che poi spesso sono regole che vanno trasgredite e uno con pazienza e con calma riesce a usare lo strumento agevolmente. Questa parte rossa è gommata, questa parte grigia e quest'altra parte rossa invece sono di plastica. Assemblaggio semplicemente perfetto, si sente di qualità e lo è. Insieme a questo, vediamo cosa c'è nella valigia. Non veniva venduto con questa valigia, veniva venduto con una valigia ridicola dove il cavo per farcelo stare bisognava fare tutte le scaramanzie ed era impossibile. Allora l'ho messa da parte, ci ho messo altro dentro e ho preso questa valigia dove almeno ci sta comodamente e ci sta anche qualcos'altro. Veniva fornito con questo manico qua, con questa maniglia, visto che comunque ha una certa forza. E allora bisogna usare la maniglia per evitare contraccolpi, danni, cose. E ovviamente il mandrino, tiriamo via da qua questa valigetta qua, che è della Todd. Se volete prima o poi vi faccio un video apposta delle valigette Todd, che sono di qualità, devo dire. E stavamo dicendo, veniva fornito anche questa, che è la barra per regolare la distanza, la profondità del foro, okay? E ovviamente per far funzionare il mandrino, per poterlo stringere, la chiave apposita. Quindi cosa facciamo? Vi do prima un po' di feedback su questa macchina. Io ho parlato con uno che 20 anni fa se ne è comprato due, uno che fa casette in legno, perché sono andato in cerca di un po' di recensioni, di cose. Su internet ormai non c'è più nulla, però ho trovato delle persone che avevano proprio questo modello. Questa persona che vi dico ne aveva comprato due, uno ha ceduto da poco, uno dei due, l'hanno usato per fare strutture in legno, quindi carpenteria pesante, per buttare dentro viti da 20, da 30, da quello che è 35, e quotidianamente sempre, va bene? E appunto, dopo 20 anni di uso intensivo, uno dei due ha ceduto adesso, l'altro funziona ancora. Questo che ha ceduto se lo tiene come pezzi di ricambio, perché non esistendo più la fabbrica, pezzi di ricambio non ce ne sono più. Un'altra persona con cui ho parlato, ha avuto il modello superiore, quello con la potenza, questo è 750 watt, esisteva il modello anche da 1050 watt. Ha avuto e ha tuttora quest'altra persona il modello da 1050 watt e mi ha detto: guarda, morirò io prima del trapano. E anche lui lo usa intensivamente, non come quello delle casette in legno, ma praticamente lo usa sempre anche lui senza problemi. Questo però lavora sul metallo. Cos'altro dirvi prima di provarlo? Posso dirvi che, aspetta però che intanto ve lo mostro. Vabbè, è tutto ispezionabile, riparabile, eccetera, se ammesso che si trovino i pezzi di ricambio, perché sapete che. Cos'altro dirvi? Posso dirvi che è uno strumento che io ho
ho usato abbastanza. Ora, non come le persone che vi dicevo poco fa, ma il suo uso lo ha fatto, ho fatto dei fori anche belli grossi, con delle punte che fra un po' vi mostrerò. E cos'altro posso dirvi? Posso dirvi che sono trovato in giro in negozio, come evidentemente fondi di magazzino, perché ce ne sono ancora in giro. Io quello dove l'ho comprato so che ne ha ancora uno lì, che resterà lì probabilmente, non so. E quindi se lo trovate in negozio, tenete conto che non esistendo più il fabbricante, pezzi di ricambio, garanzie. Sì, c'è la garanzia del negoziante, ma se andate in cerca di pezzi di ricambio non ne trovate, perché quando il fabbricante non esiste più da anni, può anche essere che non trovate più nulla. Ovviamente ne risponde chi ve lo vende, ma ecco, tenete conto di questo. Vi dico anche che difficilmente avrete bisogno di pezzi di ricambio, sì, fra 20 anni, come il mio amico lì, ma quanti altri trapani di altre marche, di altri tipi, durano 20 anni di utilizzo quotidiano, buttando dentro viti da 25, 30, 35? Ecco, no? Così contestualizziamo le cose. Cosa dire? Mettiamo su una punta e mettiamo su anche questa, perché fra un po' facciamo la prova. Allora, io qua ho queste punte Forstner, eccola qui, qua le tengo nella sua valigetta un po' isolate perché non si rovinino. Questa, la punta Forstner con la punta quella di guida filettata, e questa è da 35, e poi ne ho una qua che invece è da, sempre della DeWalt come quell'altra, da 51. Da 51, guarda che sventola. Le mettiamo qui perché adesso le proviamo tutte e due. Prima di accenderlo metto su la barra qua, la maniglia, che va a stringersi così. Ben fatta anche la maniglia. Vediamo se dopo vado bene. Sì, sì. No, la voglio fare diversamente. La voglio mettere così. Ecco qua. Perché allora fra un po' vado a forare, mostrarvi. Sì. Passi bene? Sì, sì. Ok. Buono. Sì, non ve l'ho mostrato bene magari, ma ve lo mostro come sempre faccio. Bene. Quindi, prendiamo questa punta, la mettiamo qui. Qui stringiamo bene con la sua chiave, metto giù la valigia e mettiamo su un pezzo di legno. Questo qua, spessore 4,5, e farò un foro con la punta quella più piccola, quella da 35, e poi anche con quella da 51, così vedete un po'. Allora, questo banco che sto usando e che uso sempre nelle mie prove, lo trovate, allora c'è una parte da che si può curare ancora, lo trovate se scorrete tra i video, tra gli ultimi video che ho fatto, per chi se lo fosse perso. Se ha interesse a vedere, a comprarsi un banco, e tra i vari che ha adocchiato anche questo stand dei Fatmax, ecco che può guardarsi il mio video dove spiego come va. Qua si vede? Sì. Ho morsato bene questa volta, perché comunque questo trapano potrebbe anche far girare tutto il banco, cioè non è uno scherzo. Quindi lo attacchiamo alla corrente, così ve lo faccio sentire acceso, e dopo passiamo alla prova pratica. Sinistra, destra, lo mettiamo alla velocità massima, e alla velocità minima. Ok, e alla velocità minima
facciamo un foro su questo pezzo di legno qua. Abbiamo una parte che non è stata già usata. Si vede? Sì che si vede. Foro da 35 fatto. Vediamo se riesco a venire fuori. Eccolo qui. Adesso faccio quello più grande e dopo vi mostro. E dopo ve lo mostro. Adesso vediamo qua dove ho messo il mandrino. Eccolo qui. Metto su lock e svitto. Là. Vedete che ho fatto fatica zero. Cioè questo è un mostro, è un macigno. Mettiamo questa da 51. Ok? Forza. Giù. Ormai le mie mani stanno perdendo il contatto con tutto. Eccolo qui. E facciamo un altro foro un po' più in qua. Aspetta, che ho messo su lock. Facciamo un foro qui. Buono. Vai. No, un po' più in qua. Così. No, perché non devo prendere il banco, se no faccio la figura anche del povero birbante. Buono, vai. Con 4 giri e senza lamentare alcuna fatica né niente. Io adesso non ho le viti da 35 del mio amico, ma lui mi ha garantito, assicurato che vanno dentro con calma, con pazienza, con la velocità minima come in questo caso, tenendo bene la maniglia, perché adesso con la punta da 35 non ho sentito nessun tentativo di scapparmi via dalle mani. Con questa già un po' di più, già un po' di più. Quindi usate sempre la maniglia aggiuntiva. E passiamo alle conclusioni, pro e contro. Il contro è che non esiste più la fabbrica, quindi dovete al limite provarlo lì in negozio, se qualcuno ce l'ha ancora, ma ne trovate ancora in giro. Mentre il pro è una macchina altamente professionale, specialistica, buona, fatta in Svizzera, pesante, fatta bene. Questa mi sopravviverà, perché con l'utilizzo che ne fa il mio amico di usarla ogni giorno a mettere viti grandi così, ci ho messo 20 anni a rompersi. Con l'utilizzo che ne faccio io di usarla ogni tanto, questo mi sopravvive, e qualcun altro dopo di me ne godrà, se una persona che capisce le cose. Se invece una persona che non capisce niente dirà vabbè, ma questo è un normale trapanino del discount, buttiamolo via e compriamo un gran bel Parkside. Lo consiglio o non lo consiglio? Non potete pagarlo a 200 o quasi 300 euro come si vendeva tanti anni fa, perché è evidente che non si può. Modello fuori produzione, fabbrica che non esiste. Se lo trovate a buon prezzo, poco oltre i 100 euro, compratelo al volo dal negoziante. Se invece lo trovate usato, bisogna scendere ancora. Un trapano che io consiglio assolutamente, perché è un gran bel trapano, come quelli di una volta. Come quelli di una volta. Non si chiama Hilti, ma questo faceva la gara con Hilti, solo che non si chiamava Hilti, e quindi, ecco. Che dire, io posso solo a questo punto salutarvi, ringraziarvi per avermi seguito anche questa volta. E rimandarvi al prossimo video. Ringraziare anche i miei amici
della Ferramenta Utensileria Filatura Cervellin. Andate a trovarli, mi raccomando. E ci vediamo al prossimo video, ok? Grazie. Ciao, ciao.